La seconda parte del capitolo comprende le sequenze dalla quarta alla nona. Ma concentrandomi di più sui casi particolari, dico che oggi si vede il tal principe prima prosperare e il giorno dopo andare in rovina, senza che si sia vista cambiare in lui nessuna natura o qualità, il che credo derivi in primo luogo dalle ragioni che si sono sopra a lungo discusse, cioè che quel principe che si appoggia totalmente sulla fortuna va in rovina non appena quella cambia. Credo anche che sia fortunato colui che trova il suo modo di procedere al passo con la qualità dei tempi e allo stesso modo che sia sfortunato quello il cui procedere non si accorda coi tempi. La riflessione di Machiavelli sul potere della fortuna nelle vicende umane si restringe ora più a particolari, ovvero dalla considerazione di carattere generale, la riflessione si concentra sulla realtà particolare, sui casi specifici, sulla verità effettuale delle cose. Ebbene, guardando alla realtà particolare, a ciò che accade nella realtà, dico, dice Machiavelli, cioè posso affermare con certezza che un principe ora felicita, cioè ha successo, ora invece è destinato a ruinare, cioè all'esatto contrario, vale a dire a conoscere l'insuccesso, senza che questo determini un mutamento nella sua natura o nelle sue qualità. E questo ha una ragione specifica che si ricollega al discorso precedente, dice, cioè che il principe che si appoggia esclusivamente sulla fortuna, vale a dire su questa forza misteriosa che determina il corso delle vicende umane, è destinato a fallire, a conoscere l'insuccesso non appena quella varia, non appena cioè il corso della fortuna muta in senso negativo. E di qui la considerazione finale. Ritengo ancora invece che abbia successo, che sia felice, quel principe, e questo è un'osservazione chiave, che è in grado di accordare, riscontrare il suo modo di procedere, cioè il suo modo di combattere, direbbe Machiavelli, di fare politica, di agire nella realtà del suo tempo, con le qualità dei tempi, vale a dire con ciò che i tempi richiedono. Se il tempo richiede un intervento deciso, il principe sarà, appunto, come dirà più avanti, impetuoso. Se invece i tempi richiedono interventi più moderati, il principe sarà in grado anche di usare le armi della diplomazia. Al contempo conosce l'insuccesso, cioè è sfortunato, è infelice, quel principe che non è in grado di accordare il suo procedere, il suo modo di agire con quanto i tempi richiedono. Quindi l'insuccesso è attribuito sostanzialmente a due ragioni: all'appoggiarsi esclusivamente al corso favorevole degli eventi e quindi conseguentemente si conosce l'insuccesso non appena tale corso muta direzione, primo punto; secondo, nella capacità o meno del principe di adattare il proprio modo di procedere, di conformare il proprio modo di procedere, il proprio agire politico alla qualità dei tempi, ovvero a come i tempi sono e a cosa richiedono. Infatti, si vedono gli uomini, nel perseguire il fine che ciascuno di essi ha davanti a sé, cioè gloria e ricchezze, muoversi diversamente. L'uno con prudenza, l'altro con impeto, l'uno usando la violenza, l'altro l'astuzia, l'uno con pazienza, l'altro col suo contrario, e ciascuno può raggiungere quel fine con questi differenti modi. E si possono osservare due persone accorte, di cui l'una raggiunge il suo scopo e l'altra no. E allo stesso modo due che ottengono entrambi la prosperità seguendo modi diversi, essendo l'uno prudente e l'altro impetuoso. E ciò deriva solamente dalla qualità dei tempi,
che si accordano o meno con il loro procedere. Da ciò consegue quello che ho detto, che due persone che si comportano diversamente sortiscano il medesimo effetto, mentre di altre due, che agiscono allo stesso modo, l'una ottiene il suo scopo e l'altra no. La seconda considerazione di natura particolare, vale a dire legata alla realtà specifica dei casi, delle cose, riguarda i diversi modi con cui gli uomini possono conseguire il loro fine, cioè ottenere per Machiavelli glorie e ricchezze. Prestigio e ricchezza possono arrivarvi, dice Machiavelli, procedervi variamente, in modi diversi, e per spiegare questo concetto egli ricorre a una serie di coppie antitetiche, esattamente come aveva fatto nel capitolo quindicesimo per dimostrare il carattere multiforme ed estremamente vario della natura umana, che non può essere ricondotta quindi a un modello di comportamento ideale. Quali sono questi modi? Sono individuati da una serie di coppie antitetiche. Rispetto e impeto, vale a dire rispetto, la prudenza, la cautela, e il suo contrario, l'impeto, l'azione temeraria, istintiva e anche, se vogliamo, violenta. L'uno per violenza, l'altro con arte, l'uno ricorrendo alla forza violenta, l'altro invece all'astuzia. L'uno esercitando la pazienza, la capacità cioè di saper sopportare o di saper attendere, l'altra è il contrario, cioè l'impazienza. E dice Machiavelli, ciascuno con questi diversi modi può arrivare a conseguire il fine che si è proposto. Si possono vedere, dice Machiavelli, sempre guardando alla situazione particolare, due rispettivi, cioè due principi capaci di osservare la realtà prima di agire. Rispettivi deriva dal latino respicio, vale a dire capacità di riguardare ciò che si è fatto per poi prendere una decisione, quindi potremmo tradurlo anche riflessivi, prudenti. Si vedono dunque due principi rispettivi, l'uno per venire al suo disegno, cioè l'uno realizzare il suo progetto, l'altro no, e allo stesso modo due che hanno successo, egualmente felicitare, con due diverse modalità di azione, cioè uno utilizzando la cautela, la prudenza, l'uno esercitando la cautela e la prudenza, l'altro l'esatto contrario, l'impeto, l'azione violenta, l'intervento immediato e istintivo. Il successo dell'azione, tuttavia, e di qui si capisce la riflessione finale, non dipende dalla natura, dall'indole o dalla modalità con cui il principe procede per raggiungere il fine che si è proposto, ma dalla modalità con cui tale qualità, la prudenza o l'impeto, tale modalità di azione si riscontra con la qualità dei tempi. Per cui, dice Machiavelli, conseguenza finale, due principi che operano diversamente, l'uno per esempio essendo rispettivo, cioè prudente, l'altro invece impetuoso, possono sortire, possono cioè ottenere il medesimo effetto, cioè conseguire o meno il loro fine. E due invece che operano allo stesso modo, l'uno può giungere alla fine che si è preposto e l'altro no. Il successo o meno dell'azione politica non dipende dalle qualità, dalle vizi o dalle virtù del principe, né tantomeno dalla modalità con cui il principe decide di procedere per raggiungere il fine, cioè gloria e ricchezze. Il successo dipende invece dalla modalità con cui una qualità o una strategia politica, impeto o prudenza, si riscontra, cioè si accorda con la qualità dei tempi.